fa il barelliere col defibrillatore, l'autista dei mezzi perché sei in pensione, anche se hai famiglia in un monolocale, e fai l'infermiere con l'estricatore, perché lo fai? E fai il volontario, sei laureato, perché non è l'ignoranza che fa il volontariato. Provi la pressione, la saturazione, la temperatura e la frequenza del cuore, perché lo fai? Perché non te ne vai? La vita sull'ambulanza, c'è chi ha preso la balla, poi c'è una gravidanza, chi si è rotto una gamba, chi sviene fa finta, svelte al pronto soccorso, codice giallo o rosso, qualcuno c'ha pure i geloni. Nessuno protesta se c'è da andar fuori, andar fuori, andar fuori, andar fuori, andar fuori. Fai il turno di notte senza avere mangiato, una festa, un concerto, un servizio allo stadio, un cuoco scottato, ci sono le influenze, dolore al torace, forse è solo un malore, perché lo fai? L'anestesista, il rianimatore, c'è il TSO, ma è solo uno svarione, ossigeno pronto, emorragia fermata, ogni vita salvata è un gran bel risultato, perché lo fai? Perché non te ne vai? La vita sull'ambulanza, c'è chi ha preso la balla, poi c'è una gravidanza, chi si è rotto una gamba, chi si viene fa finta, svelte al pronto soccorso, codice giallo o rosso, qualcuno c'ha pure i geloni. Nessuno protesta se c'è da andar fuori, andar fuori, andar fuori, andar fuori, andar fuori. Vivere per aiutare può aiutare a vivere, tranquillizzare per non pensare, muovere piano nel trasportare, ridere può far star bene, stabilizzare e poi partire, partire per poi rientrare. Una vita sull'ambulanza, c'è chi ha preso la balla, poi c'è una gravidanza, chi si è rotto una gamba, chi si viene fa finta, svelte al pronto soccorso, codice giallo o rosso, qualcuno c'ha pure i geloni. Nessuno protesta se c'è da andar fuori, andar fuori, andar fuori, andar fuori.